Volevo provarti a metterti sulla sinistra invece che sulla destra, ma a quanto pare appena provo a scrollarti ti stacca. Ti Lasciami dove sto. Mi piace. lascio. Basta. Ti No. volevo. Oh, per ora fa scena, ti volevo un po' più comunista. No, è che c'ho i capelli super corti, quindi qua fa freddo e non sono abituato, quindi c'ho freddo alla testa. No, dicevo, la cosa geniale, questo discorso di Trump, io sono profondamente convinto che lui se la stia semplicemente facendo prendere a bene, nel senso che sta perculando il mondo intero. Cioè, uno che sono finite le elezioni e fa, ok, abbiamo vinto. E la gente... No, non hai vinto. No, allora sì, perfetto, abbiamo vinto, facciamo questo e quest'altro. E la gente, aspetta, non hai ancora vinto, cioè non puoi dirlo. E la cosa bella è che Biden, non sapendo co come rapportarsi a una cosa del genere, si è messo pure lui a dire, no, no, abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi. E c'erano... Senti, i giornalisti della BBC... No, i giornalisti della BBC dicevano, regà, non ha vinto ancora nessuno, dovete aspettare, mi dispiace. Guarda, una cosa fantastica. Guarda, la cosa bella di questa cosa, sai cos'è? Che quantomeno tu ormai te ne sei andato e hai fatto benissimo, ma quantomeno è la dimostrazione che non siamo gli unici coglioni. Assolutamente. È abbastanza mainstream, dai, Assolutamente. mettila così. Stavo pensando, aspetta un attimo, che provo a fare una cosina. Assolutamente. Te quando provi a Vediamo fare le se. cose impalli tutto quanto. No, no, non No, tocco. no. Sollevo a blocco unico, vediamo se ci riesco. Io ho le domande, ci hanno fatto delle domande belle. E la cosa bella... A me hanno chiesto qualcosina, ma poi gli ho detto di dirtele a te perché le stavi raccogliendo. Ah, però aspetta che c'è una penna qua dentro, ecco perché dondola. Aspetta. Allora, Volevo. ti dico Dimmi. questa cosa, lo dico ai ragazzi, quando fate le domande per me ed Alex, fateci domande in cui possiamo essere molto cattivi, perché con Alex è molto una conversazione, molto un cazzeggio, visto che è il mio canale e decido io, non ci sono filtri, quindi si può parlare male di tutto, di tutti, si può essere aggressivi, si possono dire le parolacce, questo è il mio canale, quindi... Non voglio diplomazia, non c'è diplomazia con Alex. No, dai, evitiamo di essere troppo stronzi, però. Va bene, dai, iniziamo, va. Di che si Allora, parla? ti faccio subito la prima. Vai. Andrew's Name chiede perché in Italia si tende sempre a puntare al power building e lavori da powerlifting nel bodybuilding? La so. Vai. Allora, proviamo a fare un pochettino i seri. Essenzialmente perché siamo una manica di coglioni. Ok, bene. Siamo partiti col piede giusto. No! Allora, parliamoci chiaramente. Torniamo un attimino alle origini. Il bodybuilding nasce come, come dire, una derivazione degli sport di forza. Cioè, il famoso Eugene Sandow, tutta quanta quella carrettata anni 40, anni 50, anni 60, erano o circensi o gente che lavorava nei cantieri o gente che faceva i minatori e poi facevano anche questi spettacoli di forza. Prendevano il bilanciere da 150 kg quando il rack non esisteva, se lo caricavano sulle spalle, se lo mettevano dritto e ci scottavano, strappavano le catene e via dicendo. Il bodybuilding è stata, come dire, l'evoluzione in senso muscolare, ok? Per quanto potesse essere, chiamiamolo bro, che è poi un termine che in realtà io odio, negli anni 60, negli anni 70, però, come dire, si è un pochettino evoluto verso la parte muscolare, quindi la parte estetica. Poi chiamali bro, nel senso che se tu ti vai e ti leggi un libro di fine anni 60, anni 70, ci trovi la stessa roba di Helms, Aragon, Schofield, solamente in versione maccheronica, diciamo, senza gli studi, senza i camici e senza niente. Allora, chiamiamo lo sport come viene chiamato in linea generale, cioè resistance training. Allora, power building, che cazzo vuol dire? Allora, per carità, il fine nel bodybuilding è un mezzo, nel senso che se tu ti focalizzi troppo sul carico ma non hai attivazione muscolare, alla fine diventi tanto forte e potresti non diventare grosso, mentre uno che magari non è tanto grosso potrebbe, cioè uno che non è tanto forte potrebbe essere grosso. Ok.
Ma chi è che si allena per essere debole? Certo. Cioè, non ha senso questa cosa. Allora, perché c'è la deriva powerlifting? La deriva powerlifting è nata essenzialmente perché la gente non ci capisce una mazza. Cioè, mi spiego. Sì, sempre drogato. La poi di mattina i miei neuroni a quest'ora si svegliano. E la... Allora, cosa succede? Ci pensavo pochi giorni fa. Quando ho iniziato io, l'uniche, diciamo, la rivista, quella lì che andava un pochettino di più era Aero Olympians, e dietro Olympians c'era Ironman. Quindi tu leggevi, che ne so, Holman, Stanley, Polly Quinn, Sisco, e la versione italiana, in italiano, aveva quel genio di Paolo Evangelista nelle domande e risposte che faceva gli articoli. Quindi essenzialmente, se in sala sono nato molto pratico, molto bro, da un punto di vista culturale il mio primo imprinting è stato quello di Paolo. A un certo punto finisce di lavorare Paolo, o comunque finisce di scrivere Paolo all'interno di Olympians, e ti sbuca Master Wallace. Allora, lì capisci che qualche cosa stava un attimino prendendo un altro tipo di piaga. Allora, cosa succede? Divulgazione scientifica in Piaga, italiano. inconsciamente detto piaga invece di piega. No, Proprio. no, 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 non era inconscia, era Ah, voluta, era ok. proprio piaga. Sì, no, vabbè, io. Diciamo che ho tutto un filone di persone di cui non faccio il nome, che sono molto famosi in Italia e fanno un sacco di soldi, che per me sono alla stessa stregua di quello che era Tozzi o Master Wallace adesso, perché il livello è quello. Soltanto che siccome sono intoccabili, se li nomini apri di cielo, quindi Qua si può nominare tutto, quindi se No, no, io. glisso per un problema banalissimo. Purtroppo sono anche giudice di gara, quindi non posso. Devo mantenere, no, non tanto per me quanto per la federazione. No, allora, il discorso cos'è stato? È stato che essenzialmente in italiano non scrive nessuno. Cioè, roba nuova in italiano non se ne vede. Di conseguenza vai ad attingere ai testi esteri. Che poi è una cosa che in realtà si è sempre fatta. Polly Quinn, caduto il muro di Berlino, arrivava nei testi dall'est Europa, venivano tradotti grossomodo in tedesco, lui andava in Germania, dal tedesco li traduceva in inglese e poi dall'inglese ci arrivava in italiano. Questa cosa è sempre andata avanti, parliamoci chiaramente, dopo Emilio Dei, chi ha scritto qualche cosa in italiano? Sul bodybuilding, seria. No, te lo dico perché ho appena finito, ho appena mandato in stampa il libro, quindi. Ma sì, ma tu l'hai fatto ora, dopo quanti anni dopo Day? un Cioè, bel po'. in realtà anche il mio sito era nato con l'idea di farlo diventare un libro e forse probabilmente un giorno lo farò. Però effettivamente sui fatti attualmente abbiamo solamente Day. Qual è l'altro bel libro bello di allenamento che è uscito? Il DCSS, che parla di powerlifting, perché Paolo parla, fa powerlifting, punto e basta. Allora, cosa è successo? In un ambiente in cui nessuno ci capiva una mazza tra volumi, serie, ripetizioni, perché si fa 3x8, perché si fa 3x10, il powerlifting ti dava una spiegazione di tutto questo. Perché nei testi di powerlifting è abbastanza spiegato come si manipola il volume, che se sali le serie abbassi le ripetizioni perché aumenta il carico, se invece vuoi aumentare le ripetizioni devi obbligatoriamente abbassare il carico e quindi magari puoi fare qualche serie di meno e bla bla bla. I vari tipi di cedimento e roba varia. Ma essenzialmente il problema dell'Italia è che abbiamo finito per farci insegnare il nostro sport, che è diverso sia dal powerlifting, sia dagli strongman, sia dalla pesata atletica, dall'alzata atletica, da gente che fa altro. Essenzialmente è come se te stai giocando a calcio e ti stai facendo insegnare a giocare a calcio da uno che gioca a tennis. Allora, il problema, Alex, Poi. è che sì, E sì. finisco. Vai. No, dico, poi è vero che c'è una parte che, come dire, volendo si può incastrare, tipo i lavori che fai tu con Reda o che faccio anch'io, cioè c'è una parte di quel lavoro che effettivamente tu puoi mutuare, così come per esempio quando io lavoravo con dei ragazzi che facevano powerlifting, la parte di bodybuilding gliela curavo io. Perché a loro serviva quella parte. Il problema è che a un certo punto è diventato una sorta di o-o.
Ed è una cagata. No, Dimmi, dimmi. concordo. Il problema di base, sai qual è? Che da quel che vedo, quando c'è stato tutto questo filone di evidence-based, le persone hanno iniziato a avere la necessità di certezze scritte e teoriche. Una cosa che il bodybuilding non può darti, perché il bodybuilding è, tu vai in sala, devi avere un'intimità tale da capire che cosa stai attivando, fino a che punto arrivare al limite, cosa puoi permetterti di fare la volta dopo, eccetera. Che sfugge a molte regole, sfugge a tantissime regole. Io la cosa che dico sempre, ci sono così, come in musica, la cosa che mi diceva il mio insegnante di armonia e composizione, diceva: guarda Ludo, in musica alla fine ti rendi conto che ci sono talmente tante regole che puoi far tutto. L'importante è che tu lo faccia con logica. Ora, il problema è che, porca vacca, no? Ma io dico, a chi non riesce ancora a spremere intensità, a chi non riesce ancora ad avere un certo feeling, a sentire il muscolo, ma sentire non perché, ok, faccio questo esercizio perché secondo quello studio a livello elettromiografico, eccetera, no, sentire il muscolo che si attiva, ma puoi fargli fare programmazioni da PL in buffer, cioè se vengono dal PL, sono funzionali al PL, ti fanno migliorare sull'alzata, per carità, ma non sulla capacità di reclutamento, anche perché, fino a prova contraria, se anche bodybuilding e powerlifting nascono in maniera parallela, poi a un certo punto c'è una diramazione, cioè da una parte c'è una ricerca di una sempre maggior sinergia per essere più forti sull'alzata, dall'altra c'è una necessità di isolamento sempre maggiore per non disperdere energie. Ma infatti, oddio, sono discorsi che sono complicatissimi, nel senso li puoi prendere da tante strade diverse, perciò alla fine rischi di incastrarti. Allora, la parte sulla performance tecnica, sul lavorare in buffer e roba varia, se tu, soprattutto se stai facendo dei lavori di presenza, potrebbe essere inutile, cioè scusa, potrebbe essere utile su un novizio. Allora, non hai ancora la propriocezione, ma non è neanche il setting. Allora, cosa faccio? Intanto ti faccio spendere dei mesi, ti faccio sistemare il setting e ti faccio capire come cavolo ci si muove. Poi prendo quel setting, te lo porto a propriocezione. Quando hai un bel controllo muscolare, ti faccio lavorare su tutti i range di forza che ti possono servire, che nel bodybuilding vanno bene dalle 4 alle 60, alle 100, perché tu Certo. devi essere forte su tutto e su tutti i range. E da lì si va avanti. Il problema dov'è? Il problema è che a volte, come dire, si scapola questo passaggio. Cioè, una volta ho fatto un commento a Matteo Picchi e si parlava di tecniche fondamentali, roba varia. Allora, gliel'ho commentata così, io la vedo in questo modo, e impara l'arte e mettila da parte. Cioè, le regole ci sono. Ed è verissimo. Però alla fine, la gente adesso è molto esterofila. So che è detto a te che te ne sei andato all'estero, sono del No! campo. Però, allora, la gente però è molto esterofila. Allora, tutto quanto quello che viene dall'estero è meglio, tutto quanto quello che dicono all'estero è meglio, roba varia. Quando in realtà sono le stesse cose che gironzolano qua in Italia, tipo dagli anni 70, dagli anni 80. Cioè, parliamoci chiaramente, Ludo, io sono gli ultimi 3 anni, li ho dedicati a... Ne parlavo ieri con Alfredo Tessitore. Gli ultimi 3 anni io li ho dedicati a leggere tutta la roba nuova, che non avevo mai letto. Norton, Helms e via dicendo. E anche facendomi insultare dalla gente, mentre li leggevo pensavo, e beh, cioè, dove sta il nuovo in questa roba? Cioè, cos'è? Cioè, mi spiegato la stessa cosa che sapevo 15 anni fa. Ora mi rendo conto che se uno è iniziato adesso e ha 17 anni, quella roba è figa. È ovvio, per loro è Ma nuova, però. certo. Allora, dov'è il discorso? Stiamo facendo uno sport che, per quanto è scientifico, è tremendamente individualistico. Ed è forse lo sport più individuale che esiste tra tutti gli sport che ci sono, perché sei praticamente da solo, lo puoi fare in una stanza, lo puoi fare in una palestra, ma essenzialmente è uno sport da gente autistica. Sei lì, ti crei il tuo ambiente, il tuo mondo, ti stai facendo gambe,
C'è chi pensa al prato in fiore per rilassarsi e spingere di più. C'è chi pensa a Marcus Rull che vomita in quel video che ha visto nel 96. C'è chi pensa che la sera tromba più forte. C'è chi pensa che salirà su un palco e sta facendo la routine di pose. E allora si crea quell'immagine visiva di lui con le cosce grosse. All'interno di questa cosa ci sono delle regole, ma se non le personalizzi non ha senso. Io a volte sento parlare, ad esempio, di protocollo. Che minchia è il protocollo? Cioè, mi spiego. Il protocollo può avere senso se tu fai il preparatore. Cioè, dici, io mi sono incellato, che ne so, queste due, tre, quattro, cinque tipologie di lavoro. Perché ho tot numero di, cioè, tot tipologie di atleta. Allora, a un certo punto, non potendo personalizzare perché ho tantissima gente, ho bisogno di crearmi uno standard e tu segui quello standard. Ma la persona non è il tuo standard. Ecco Sì. perché io a certa gente faccio fatica a chiamarli anche coach o istruttori o educatori, perché è un pochettino come quando ti bombi. Ci si bomba con tre fiale di Vis, due di Viron, che ne so, e tre Decadi, tutta una minchiata di quelle mostruose. Allora, cosa succede? Lo facciamo fare a 10 persone, una diventa gigantesca, due finiscono in dialisi, tre restano uguali. Vabbè, stato male, è tipo Dana delle Tigri, tipo, tipo la bulgarizzazione, Sì, là, sì, sì. ok? Te sei morto, via, andiamo avanti. Voi due siete andati avanti, continuiamo con due. Il protocollo funziona e tu continui con quelli con cui funziona il protocollo. E fanno la stessa cosa con le alimentazioni. Tutti quanti quelli che devono mangiare 8 miliardi di grammi di carboidrati. Va bene, ti funziona? Ok, il protocollo funziona. Non ti funziona? Levati dal cazzo, me ne trovo altri due con cui il protocollo funziona. Sì, no, capisco. Ma che? Allora, Allora, ti il problema è che. Il problema è che è diventato molto business. è questo di Tanto. base. Allora, ti dico questa cosa. Esterofili. E questa è anche la risposta a Andrew's Name sul perché in Italia vanno tanto. Ragazzi, il discorso è questo. In Italia noi siamo delle teste eccezionali, nel senso che i nostri concetti, i concetti del Massaroni, i concetti molti preparatori come lavorano adesso, noi abbiamo Gabriele Trapani, cioè siamo avanti. Io ve lo assicuro, non solo perché Cazzo. io, cioè, al di là del fatto che adesso viviamo qua in UK, abbiamo approfondito il discorso all'estero, abbiamo viaggiato tantissimo, ci siamo confrontati tantissimo. La cosa che manca è che in Italia manca e che all'estero c'è, è che non siamo atleti. Fine. Ha lasciato la riunione. Se n'è andato Alex. Non sono stato io, eh. Ok, facciamo finta di no. No, non Dicevo. so quale mente. Allora, ti dico, in Italia non siamo atleti. Quindi, se tu alla gente gli proponi l'idea di allenarsi in buffer, seguendo dei protocolli scritti che loro devono fare i compitucci, la gente lo preferisce piuttosto che stare. Alex, io ti giuro, l'altro giorno ho cercato di fare un video col telefono. Io sono andato in palestra. C'erano tre ragazze, non sai che casino che facevano sotto la pressa. L'avevano scaricata! Avevano scaricato la pressa a caricamento a dischi. C'avevano cinque piotte sopra. Un casino bestiale a urlare come disperate che sembra che le stavano sbudellando. Questi si ammazzano. A questi non gli Guarda, puoi di. proporre il buffer, non glielo puoi proporre. I protocolli di forza. Alla Ultraflex c'è tutta una sezione PL dove ci sono dei powerlifter della Madonna, sono i migliori in UK. Sono giganteschi, sollevano un cazzo. Tu devi vederli. Quelli possono lavorare in buffer perché vanno e riempiono il cazzo di bilanciere quando fanno stacchi. Cioè, escono che c'hanno gli occhi che stanno per esplodere, Cristo santo, sono tutti rossi, Guarda, pieni di sangue. ti racconto una cosa che mi è capitata 2 o 3 settimane fa. C'è un amico mio che stava qua in zona che ha vissuto 10 anni in Spagna. E adesso con la sua compagna hanno voglia di fare un figlio e sono ritornati in zona e mi ha contattato. Tanto è vero che adesso parla strano, parla un po' spagnolo, un po' italiano, un po' Un po' siciliano, siciliano. escono fuori delle cose stranissime.
E mi diceva: guarda, sto perdendo tanto tempo da quando sono tornato perché mi sto rifacendo le certificazioni, perché io ho le certificazioni spagnole, ma in Italia non funzionano e quindi sta rifacendo praticamente tutta la corsistica. Dice, mi sono obbligato a farmi social. Dice, perché mi sono accorto che in Italia sono tutti infogliati con questi social. Dice, se non hai Instagram, se non hai Facebook, se non hai YouTube, sembra che non esisti. Dice, in Spagna queste cose non vanno. Dice, ma se la gente lavora o si allena, dice, quando cazzo lo trovano il tempo per stare su sti cosi? Cioè, come fanno? Che li vedo sempre appiccicati su sto Instagram a fare le cose. Dice, ma lavorano e si allenano o stanno su Instagram a postare roba? E ti ripeto, è una piaga giù, cioè, non te lo dico volutamente, tipicamente italiana. Sì, no, devo morire È d'accordo. come quando atleta straniero e atleta italiano. Cioè, ora dici, sei mai stato in America? No, però te ne vai a un San Marino, li vedi un po' tutti. Allora, ti ripeto, cosa stupidissima. Larissa Reis messa allo stand, stava mangiando. Per educazione ti fermi e la fai mangiare. Lei ti guarda e ti fa just a break, non è un problema. Leva tutto, viene, si mette là, chiacchiera, ti fa la fotografia, ti fa l'autografo. Tizio, per carità, anche carino italiano, di una cinicità tremenda, come se fosse Gesù Cristo sceso dall'Olimpo. Allora, c'è tutta una specie di, come dire, il mindset che è sbagliato, ma completamente, dal piccolino al grande. Cioè, tu parli con Andrea Presti, per dirti, e trovi una persona che è gentilissima, educata, sempre disponibile, molto pacato, molto calmo, è molto cosciente della sua presenza e di come si deve approcciare alle persone. Però è, come dire, è quasi un'eccezione. Perché tanti, molto più piccoli di lui, se la sentono come se fossero molto più grossi di lui, però allora, questa cosa all'interno della sala crea una mentalità che è un po' sbagliata. E alla fine anche il piccolino non ci capisce una mazza. No, è vero, E guarda. quindi tu hai il ragazzino di 18 anni che non sa fare neanche le alzate laterali, che pensa di poter fare il coach. Oppure vedi storie di gente di 21 anni, di 18 anni, di 19 anni. Eh sì, puoi avere tutti i titoli che vuoi, ma l'esperienza che ti dà la sala. Sì, verissimo, ma a 18 anni quando cazzo te la sei fatta l'esperienza della sala? Cioè, mi faccio venire dei dubbi io che ci lavoro dal 96 in sala e tu a 21 anni, dopo 2 giorni, 6 mesi che ti sei fatto su un palco, pensi di avere capito tutto. Ma che cazzo? Cioè, aspetta, No, no, eh. su questo hai perfettamente ragione, ma c'è diversità da questo punto di vista, c'è proprio diversità nel rapporto, nell'umiltà e sicuramente i social vengono messi avanti. Oh, e poi dico, e chiudiamo il discorso, è anche un problema di ambiente. Te a Roma avevi il Cavaliere Nero o la Big e trovavi quel tipo di ambiente. In UK hai l'Ultraflex. Allora, mediamente la palestra normale cos'è? O quella di paesino dove si fa zumba e non puoi sbattere i manubri perché sennò il proprietario si Sì, ma incazza. vedi, è qua la Cioè, differenza, Alex, perché allora, se tu mi compari il Cavaliere Nero, struttura che adoro, con una palestrina qua sfigata, la palestrina qua sfigata è molto meglio come mindset. lo so, è Capisci? questo ti sto dicendo, questo ti sto E non è dicendo. neanche, secondo me, un discorso di dove sta la struttura. Cioè qua, comunque, No, no, anche. no, no, non ti parlo di località, è Sì, per dirti la la. No, grandezza, la dimensione. no, no, è proprio come viene gestita dentro. Eh sì, esatto, ok. Sono dei buchi in cui tu respiri allenamento, tu entri e c'è odore d'allenamento, Bravo. c'è odore. Gente che sposta pesi, c'è quell'aria. Ci sono posti in cui entri e sembra che sei entrato da Bulgaria a doverti comprarti un anello. Bravo, esatto. C'è No, 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 poco da fare. perfettamente d'accordo. Senti, ascolta, potremmo andare avanti all'infinito, mi fa morire questa cosa. Altro input di Leo Diano che chiede come si è evoluta la vostra concezione dell'alimentazione nel corso degli anni. Qua ti voglio.
Addio. Allora, io sono anni 80. Iniziato a fare pesi anni 90. L'idea che tu dovessi andare in cat quando ancora non avevi neanche i muscoli non esisteva. Cioè, io ricordo questo, io iniziai che pesavo, se non sbaglio, 61-62 kg su 1,85 m. La prima volta che ho pensato di fare un cat ne pesavo 97. Non ci ho mai pensato prima. E ancora oggi, se scendo sotto un certo peso, non ho più voglia di fare cat. Mi fermo, torno su col peso e mi riasciugo. E adesso invece va di moda l'addome tirato, cioè se hai una vena sull'addome sei grosso, poi se sei alto tipo 1,90 m e pesi 50 kg, cazzo fotte. Allora, so sport una volta, per carità, sbagliato quello che ho fatto io, perché alla fine hai messo troppa cotenna e per tirarti alla fine fai fatica. Adesso sono più per i bulk puliti, ok? All'epoca non avevo neanche la concezione di questa cosa. Però si è persa quella sensazione di bodybuilding, cioè di costruzione del corpo. C'è gente che sta perennemente in cat e non ce la fa a spostare peso, non ce la fa ad allenarsi. Allora, questa cosa una volta era molto presente, anche se forse esagerata, cioè tu mangiavi per allenarti. Io ero piccolino come struttura, sono sempre stato longilineo, però che ne so, adesso vedo gente pubblicare 5 ripetizioni con 180 kg a 77 kg di peso come se avessero fatto chissà che cosa. Per me era normale farci il 3x8, poi per carità mi sono scassato la schiena facendo il magazziniere, ma era normale. Io facevo il curl con i bicipiti con 70 kg e mi facevo Guarda, 3x8. io, aspetta, Se soltanto un'altra cosa veloce, mi fa ridere perché in un video YouTube recentemente ho fatto come esempio, ho detto 160-180 kg di panca, una cosa del genere, per fare un esempio, e lui fa e un commento sotto, 180 kg di panca da natural è impossibile. Ti ho ma sto detto, cazzo, ma dai. veramente? Ti ho detto, non so i tuoi standard, però... Allora, io personalmente di panca faccio schifo, quindi per me 180 kg di panca non sarebbero possibili, penso neanche se mi incominciasse a dopare come Guy Green. Però altre cose sì, altre cose sì. Allora, qualunque ragazzino alleno io per dirti, allora, ti faccio un esempio stupido. Adesso ha fatto 18 anni, da poco l'abbiamo portato alle gare quelle là che hanno fatto a febbraio, che erano FPL, non mi ricordo che minchia era. Ragazzino di 58 kg ha fatto record sub juniors con 165 kg di stacco e aveva l'adduttore quasi strappato, perché se no erano almeno 10 kg di più. E non si allena per fare powerlifting. Quello è lo stacco che gli faccio fare io per fare bodybuilding. E si è persa sta cosa. Si è completamente persa. Ora, se io non mangiavo, non riuscivo a spingere quel peso. Se non riuscivo a spingere quel peso, non mi divertivo e quindi mangiavo. Me ne fregavo che avevo la panza e anzi, perché ci crescevo di più. Sono sempre cresciuto di più in estate e preferivo cattare un pochettino di più in inverno, dove tanto ero stanco e già non potevo spingere. Allora, già che non Certo. potevo spingere, ne approfittavo per tirarmi. Oggi c'è sta gara, ti ripeto, c'è la fissazione a dover mangiare tanto carboidrato, a dover mangiare tanto grasso, e vedi gente che fa degli allenamenti lunghissimi, ma non sono muscolari, essenzialmente è cardio con i pesi, tipo CrossFit praticamente. E va benissimo se la cosa ti piace, purché tu poi non abbia la pretesa di crescerci. Verissimo. Ma guarda, Alex, io ti dico che ti sta impallando un pochetto, non so se c'hai il wifi vicino. Ti impalli sempre in modi strani. Eccoti. Cioè, sì, era un po' saltato anch'io. Ti stavo dicendo, gli ultimi 2 anni, come sai, non sono stato benissimo, non potendomi allenare bene e vedendo che sui social c'era tutta questa, perché anche di questo qua si potrebbe discutere, c'era tutta questa, come dire, foga per il cibo, per l'attenzione all'alimentazione spasmodica e roba varia. Mi sono messo a leggere quasi esclusivamente di alimentazione. Ho fatto anche un percorso alimentare mio, ho scelto probabilmente uno dei migliori che ci sono in Italia, se non il migliore. Ho fatto tutto rispettando alla lettera
E alla fine ho tirato fuori una considerazione. Mi mancava l'allenamento. È questo, la gente non arriva a capire sta cacchio di cosa. L'alimentazione è funzionale all'allenamento. È Sì. funzionale, quello che devi fare lo fai per avere certe risposte in sala, come in tutti i dannati sport. Adesso veramente siamo di fronte a preparatori che parlano solo di alimentazione. È come se io andassi da un preparatore di tennis e lui mi parte e parla solo di alimentazione funzionale al tennis. Cioè, alla fine poi ti lancia, magari su Facebook pubblicano quei due o tre protocolli che fanno. Li vedi e dici, ma che cagata è? Ma davvero ti alleni così? Roba tutti i jump set, cose fatte, cose di chi non ha l'esperienza, cioè un jump set tra panca e stacco. Ma che cazzo fai? Cioè, ma io dopo una panca sto cotto, dopo uno stacco sto cotto, faccio un jump set con un altro compagno. Roba assurda. Io ho visto scuote e stacco. Ecco. Beh, no, perché in questo modo c'è questa cosa per cui utilizziamo i substrati di grassi. Ma secondo te, se io vado di nuovo, preparatore tennis, mi fa sti ragionamenti di una preparazione in funzione ai substrati che devo utilizzare. Regà, questo non è bodybuilding. Tu, cioè, per me. Ma perché quelle cagate per cui tu hai la percentuale in meccanico, la percentuale in neurale? Ma che cazzo, cioè, che cazzo? Cazzo. Io, allora, l'altro giorno, l'altro ieri, sono andato domenica. Qua è tutto chiuso, siamo in lockdown. Allora, ti dico come ci stiamo allenando adesso. Io ho preso dischi, rack e bilanciere che stanno fuori a prendere la pioggia, sti cazzi. L'altro giorno domenica c'avevo gambe, ok? Sono andato con Jay, che è un ragazzo. Siamo andati a casa di Nathan, che è un altro ragazzo, che in giardino c'ha una pressa. Cioè, tu immagina, c'ha un giardino. Questo qua si è messo una pressa in mezzo al giardino, perché dice, se chiudono lockdown, quello che ti pare, io comunque le gambe le devo fare in qualche modo, mi sono comprato una pressa, ok? Andiamo là. Pressa con un tettuccio che non copre niente, quindi era tutto umido, tutta la pioggia e tutto il resto, con per fortuna la pressa grippata, quindi non scivolava, però era tutto bagnato di base. Ci siamo messi sotto la pressa e ci siamo ammazzati. Punto. Con quello che Ma perché avevamo, allora scusa? ci metti gli elastici per aumentare la tensione perché i dischi sono pochi, fai questo. E cioè, porca va, cioè nel senso, alla base di tutto, cazzo, vai e spingi. Questi qua a pensare ai substrati, alle cose, cioè. Lo raccontavo su Surpass, il gruppo quello Sì, lì sì. di Marzola. C'era un ragazzo che ha fatto un post perché, sai, ovviamente anche qua siamo combinati un pochettino inguaiati tra le zone, ormai siamo tipo Arlecchino, no? E allora, giustamente, per fortuna, ci sono dei ragazzi che sarebbero tipo da sposare, da baciare dalla sera alla mattina, che hanno incominciato a vendere dischi artigianali. Oddio, forse l'ho visto. A dei prezzi veramente buoni, cazzo, la ghisa 1,80 euro. Minchia. Allora, arriva uno, ma vedi, dondola, fa rumore. Allora, nell'altro lockdown io ho visto una piastra da 5 kg a 40 euro. Questo ti vende la ghisa a 1,80 euro e ti lamenti perché dondola. Allora, sei coglione o che tipo di problema hai? Tipo, che ne so, magari tanto tolto l'aria quando eri piccolino nella culla e sei rimasto scemo, non lo so, c'è cioè, qualche problema lo devi avere. Allora, cosa raccontavo? Che il mio primo anno di allenamento fu fatto con un bilancierino artigianale che fece il padre di un amico mio, ce ne siamo fatti due, e ci allenavamo ad agosto in Sicilia, alle 2 sotto il sole, con sti cazzo di bilancierini, che non so neanche quanto peso, credo fossero 18-20 kg a occhio. E facevamo quello che potevamo fare. E ci lavoravi, punto. Ora no, ma se mi alleno fuori, se mi alleno in terrazza, c'è vento, c'è freddo. Aspetta, ti faccio vedere una cosa, fammi vedere se riesco. Vediamo. Mi sono imparato a farlo, dimmi se lo vedi, Riesci a vedere il mio schermo? Sta condividendo lo schermo. No, mi ha detto che hai abbandonato. Ha interrotto la condivisione dello schermo. Aspetta, eh. Ok, forse adesso lo vedi. Però aspetta, prova a cliccare. Stai vedendo? Ok. Sì, ho capito com'era. Ok, questo è come mi si sta allenando adesso Fabian. Ma cazzo! Cioè, Cioè, ma. capisci? Allora, guarda, io ho un ragazzo di Carpi che siccome non sapeva come fare trazioni, ha preso un tubo innocenti, si è
l'ha incastrato nel montante delle scale e ci fa le trazioni in mezzo alle scale, col tubone quello lì grosso. E poi si è fatto i dischi di cemento. Perché, cioè, se ti vuoi allenare le cose le fai. Cioè, Totalmente. allora, questa è un'altra, come dire, menomazione italiana. Vai, io vedo sempre un'altra cosa. La Vai. palestra deve avere il parquet, la musica, le luci a LED, quella marca devo avere. Allora, se ti vuoi allenare, ti alleni. Totalmente d'accordo. Anzi, Guarda. ti dirò, spesso passare dall'avere tanto all'avere poco ti obbliga ad utilizzare il più possibile il poco che hai. Bravo, E ci bravo. guadagni tantissimo. E poi è una specie di know-how che tu ti riporti quando sei in sala. Poi il problema di quando torni in sala è che ti fai prendere inevitabilmente la mano. Però Stai vedendo? sì, piccolino ma vedo. Guarda qua, per fare le dips con gli assi di legno. Ah, ma guarda, io Aspetta, ora. aspetta, aspetta. La pressa con con il gommone. Allora, E col se ti tizio vuoi sopra per allenare. aumentare il peso, cioè, capisci? Ma questo sei tu, sì? No, questo è un ragazzo. Ah, Te lo faccio vedere poi. ok. Perché, cioè, parliamo di che atleti sono, cioè, atleti del genere. Beh, piccolino, capito? No, ma allora, ma Capisci? guarda, io avevo, poi vabbè, nel frattempo ho preso il rack, quindi nel rack ho le parallele. Io avevo le casse quelle da impianto stereo, sai quelle lì alte tipo 1,60 m, 1,70 m, me le mettevo vicino e ci facevo io là le parallele. Cioè, raga, se uno vuole si allena, cioè non serve neanche tantissimo. Allora, parliamoci chiaramente. Poco prima del lockdown era cavolo, era il 25, il 22, non mi ricordo che era, di ottobre. Era domenica. Comunque abbiamo fatto la riunione giudici il 25. Abbiamo fatto la riunione giudici FCFN a Bologna e parlavo con Fabio Bianchi. Grande Fabio. Allora lui mi diceva: guarda, a me tanto non cambia una mazza. Dice: io sono tutte le gare una vita che le preparo proprio con niente. Sì, Cioè, Fabio c'ha il garage. sì. E si allena bilancieri, panchetta, manubri essenzialmente, la sbarra, vabbè, quello è. Allora, la gente non ha capito una cosa, che con due manubri e un bilanciere, se vuoi, ci vai in gara. Quindi tutta questa scusa di. Ci ho fatto un post l'altra volta stupido. Ah, ma questa macchina mi fa perdere la resistenza a 35 centimetri dalla Big Contraction. E c'era messo tipo il cagnolino quello là piccolino e poi accanto c'era il cagnolone grosso Sì, tipo sì, 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 sì. col bilanciere arrugginito. Allora, per carità, la macchina se ce l'hai ed è buona, tanto di guadagnato, ti aiuta tantissimo, ci mancherebbe altro, le adoro. Però ma è una malattia che è proprio tipica italiana, la tendenza a doverti lamentare per forza di tutto e a dover trovare difetti in tutto. In gara vai male, quello si bomba di più. Tu ti bombi tantissimo, va bene, ma il suo preparatore faceva il giudice. Il suo preparatore non Esatto. faceva il giudice, va bene, c'ha lo sponsor. Va bene, no, gli sto sul cazzo perché 2 anni fa ho scritto quel post su Facebook. Cioè, c'è sempre una scusa per tutto. Il classico scaricabarile, e piove, e fa freddo, è in terrazza, e non posso. Poi arrivano dei ragazzini di 17-18 anni, ne ho un paio per ora. Che si stanno inventando di tutto per crescere Sì. e stanno andando avanti benissimo. Guarda, sto facendo vedere video di Fabio nel suo garage, nel suo box. Cioè, veramente tanta roba. Allora, Con poco. E questo è il sì. discorso. Allora, e questa è un'altra cosa che ti ricollega alla domanda di quel ragazzo di prima, il powerlifting, il power building, le percentuali. Sì, non so come siamo finiti dall'alimentazione a parlare di allenamento di nuovo, però questo fa capire anche, no? Essenzialmente siamo malati. Però il discorso dov'è? Il discorso è che una volta che tu hai la capacità di muovere i muscoli, li muovi praticamente con qualunque cosa.
la progressione, ecco, torniamo a quel discorso lì, te la crei con quello che hai. Non hai bisogno per forza di avere la percentuale, lo schema già preimpostato perché il ciclo russo mi ha detto che si fa così o pomì. Cioè, secondo me, quelle sono delle cose che ti dovrebbero servire quando tu già sei forte e vuoi diventare ancora più forte. Cioè, ti faccio un esempio stupido. Almeno che non hai un pezzo di plastica nella schiena per continuare a camminare come sono combinato io. 200 kg di stacco, più o meno, sono alla portata di tutti. Vorrei vedere. Allora, lo stacco diventa difficile dai 200 in su, 190, 200 in su. Allora, io vedo della gente andare a trovare dei polli da professionista olimpico per arrivare a fare 130, ma 130 li fa una donna di 70 kg, non un uomo di 90 kg o di 80 kg. Cioè, il problema è, non è che questa gente fa queste cose. Il problema è che li hanno convinti che siano delle cose proibitive. Leggevo un po' di mesi fa di Massaroni che faceva il pullover con 150 kg. Tre quarti dei commenti sotto: sì, sto cazzo, come fa a fare 150 kg di pullover? Ma invece, perché non ti poni la domanda? Perché secondo te è impossibile farlo? Sì, Poi sì, che sì. tu non ci arrivi, poi che tu non ci arrivi è un altro discorso. Come io non farò mai 160 di panca, per dire, per me sono improponibili. Sono forte con i manubri, ma sulla panca faccio schifo. Però intanto poniti il problema. Perché per te è strana questa cosa e invece una volta sembrava essere normale? Allora, per carità, le bombe, il doping, ok. Ma non è che tanto ora ne girano di meno, sembrano tipo quelle là di 70 anni, ma la gioventù di oggi sono tutti drogati, cazzo. Sei cresciuto negli anni 60 e mi viene a fare la predica di sta roba a me? E dai. Allora, secondo me si è un po' perso il senso di quello che è una cosa che andrebbe chiamata semplicemente disciplina. Ora, tornando all'alimentazione. Mentre una volta era molto raffazzonata, quello sì, cioè mentre la parte con i pesi negli ultimi, top, dagli anni 60, dagli anni 70, in realtà non è cambiata tantissimo. Anche i macchinari. Una volta che ha ideato i primi Arthur Jones con quelli della Nautilus, se tu guardi, essenzialmente sono rimasti identici. Sì, 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 sì. Sono cambiati veramente di poco. L'estetica, Alex, Sì, cambiata quella. sì, ma il funzionamento è quello, l'idea è quella. Anzi, per certi versi, magari a volte sono peggiorati. E adesso si sta ritornando a farli ritornare come erano prima. Tant'è vero che tanta gente, l'altra volta mi chiedevo un ragazzo, voleva fare un omice. Continua a scomparire. Ti stavo dicendo che mi sono perso? E dei macchinari. Che adesso li stanno rifacendo un po' come erano una volta. Ah, sì, ti stavo dicendo, c'era un ragazzo che mi diceva che se voleva incominciare a provare a fare un omice, mi ha detto, guarda, se ti trovi la vecchia linea della Panatta, la Fiat 2000, costano un cazzo, te le tirano dietro e sono probabilmente i macchinari migliori che Migliori, esistono. fantastici, fantastici. Quindi, sai, l'alimentazione invece no. L'alimentazione era molto abbozzata, era Si è molto. sicuramente evoluta, siamo arrivati sicuramente a punti molto interessanti. Lo sbaglio è stato che a un certo punto hai messo l'alimentazione prima dell'allenamento e sta cosa ti ha fregato. Cioè, è come se tu pensi al serbatoio prima di pensare al tipo di motore che hai. Esatto. Il serbatoio lo dovresti tarare in base al tipo di motore che ci metti, non al contrario. Certo. E questa cosa si è un po' persa. Ora, ci sono tanti tecnicismi per cui adesso anche un natural può avere dei tiraggi o delle prestazioni che una volta erano impensabili, grazie al fatto che c'è un'alimentazione migliore. Il problema è che ti dovresti comunque continuare ad allenare come ci si allenava una volta. Adesso, Cosa che non fai. esatto. Quindi una volta avevi allenamento ottimo e alimentazione schifosa. Ora hai magari alimentazione perfetta e allenamento schifoso. Il problema è dove nasce? Che anche se tu ti calcoli benissimo questa alimentazione, perché sei bravissimo e applichi tutte queste finezze tecniche che ci sono adesso, nel momento in cui il drive principale, cioè l'allenamento, è scarso, di quell'alimentazione fatta bene non te ne sei fatto nulla. È come se a me dai il carburante per fare partire lo Space Shuttle.
Ma dove lo metto? Sul sì? Sul ciao? Cosa me ne faccio? Ti faccio un esempio, guarda Alex, AJ Morris, che si allena all'Ultraflex, genetica brutta, cioè forse una bella linea, addome totalmente asimmetrico, eccetera, e pochi volumi di suo. Negli anni si è allenato come un matto, è arrivato in Italia poco fa, in NBFI, ha vinto la Brocard, ha sbaragliato tutti, perché è un atleta che in sala fa l'atleta. Non fa 10.000 calcoli e si allena come un doped, nel senso che lui si allena con tutto l'entourage di atleti enhanced che gareggiano in FBB. Sì, anche qua potresti aprire la parentesi, tipo che differenza c'è, però va bene, Ovviamente andiamo non c'è avanti. differenza, lui va, carica di meno, però prova a caricare quanto loro. Quindi, cioè, anche là il discorso 150 kg di pullover. Lui non è che dice di qua, di là, scuse di qua, no. È un incentivo perché io voglio arrivare come loro, cioè devo avvicinarmici quanto più possibile. E carica tanto, te lo assicuro, carica veramente tanto. Ma Spinge ci tanto. provo, arrivo, ma ci provo. È Lo so. arrivato in Italia, ha sbaragliato tutti. Ovviamente, quando l'ho detto, subito mi hanno iniziato a scrivere: "Eh vabbè, ma lui sta coi dopati, sicuro si dopa". Ho detto: "Cazzo, cioè, capito? A Sì, parte che lo vedi che è natural, lo vedi proprio che è natural, ma". è come quando ti fai i tatuaggi e poi sicuramente finirai per farti di cocaina, è Sì, obbligatoria bravo, come bravo. cosa. Sì, No, perché è uguale. in un video, un canale che dovrebbe essere canale scientifico ha fatto un video come riconoscere i dopati. Già, secondo me, quando un canale YouTube fa un video come riconoscere un dopato, vuol dire che stai proprio raschiando il fondo del barile, che cioè il Sei livello morto. che No, sei non morto sai proprio, più che eh. cosa inventarti, non sai più che cosa Sì, dire. E tra le altre cose dice: decisamente. no, perché se un atleta si allena con altri atleti che sono dopati, allora molto probabilmente anche lui è dopato. Perché? E Sì. al punto che Robert Waterhouse, altro atleta, natural, lui sempre allenamento a bestia, perché qua in UK sono matti, sono veramente matti. Lui è andato al British Finals, l'ho visto io, Classic, ha vinto la Procard, natural, in FBB. Con atleti, lui pesava 70 kg, c'erano atleti di 100 kg. Ha vinto lui. Allora. Il problema è, ti ripeto, ti riporta sempre agli sbagli delle cose italiane. Allora, intanto partiamo da un presupposto. Stupidissimo. Se Tizio è dopato, a te, cos'è cambiato? Cioè, Questo l'abbiamo detto spesso. con la tua condizione, cos'è cambiato? Quando io ho iniziato ad allenarmi, è una cosa che ti ho anche raccontato, se non sbaglio. In una delle vecchie, a me piaceva Kevin LeBron. Ok, lo sapevo che non potevo diventare come Kevin LeBron, ma tutte le volte che entravo in sala e mi allenavo, io volevo fare Kevin LeBron. Punto. Poi sono mai diventato Kevin LeBron, ma neanche un polpaccio, ma neanche della sua versione ora 50 anni, manco di quando era grosso ora. Ma chi se ne fotte? Salgo sul palco, ma forse Tizio è dopato. Va bene, ok, per carità, se la gara è natural, il sospetto che Tizio sia dopato potrebbe non esattamente essere la cosa più piacevole, ma tu gareggi per te o gareggi per battere Tizio? Allora, anche qui torniamo ai protocolli, ai team, le cose. Allora, se tu devi gareggiare per fare primo posto, secondo me hai sbagliato le motivazioni per gareggiare. Tanto per iniziare. Se tu ti prepari e dici, ovvio che non mi fa schifo se vinco, però essenzialmente voglio che la gara che ho fatto a giugno del 2018, la condizione che devo portare a giugno del 2021 deve essere migliore di quella che ho portato al 2018. E allora mi va benissimo. Anche qui, allenamento doped, allenamento non doped, ma cosa cambia? Il problema base è che probabilmente un doped si riesce ad allenare in quella maniera 7 volte a settimana e tu sei natural e magari ti devi fermare a 4 se non scoppi. Alex, la differenza la vedi all'atto, non la Oppure, vedi nella pratica, quanto sollevano, la performance. oppure banalmente, esatto, c'è l'atleta dopato, magari ti fa, che ne so, l'affondo con 140 kg, con 150 kg e tu con 80 ti stai cagando di sopra, scusa il francese. No, Va però il bene, discorso che la gente ok. non pensa è che se da una Ok, parte però. l'atleta enhanced c'ha un recupero accelerato, c'ha anche uno stimolo maggiore da cui recuperare. Quindi alla fine le cose si parificano, capisci? Ah, vabbè. Non so.
Aspetta, non aprire troppe cose perché poi diventa. Cioè, vedi che poi dice che sono io che parlo troppo. Cioè, allora, qui ci sarebbe la versione in cui uno che si dopa truffa. Ma truffo che? Allora, Mi sta sul cazzo quando scrivono queste cose. uno che è in Formula 1, anzi, neanche, andiamo più estremi, andiamo ancora più estremi. Uno che porta un dragster. E ha potenzialmente una roba sotto il culo che A lo potrebbe fare sfracellare a 600 km all'ora contro un muro e B gli potrebbe scoppiare sotto il culo. Allora ha più o meno pressione di uno che fa lo stesso percorso che ne so con la Subaru. Cioè, allora quelli sanno che almeno, oh, poi per carità, nel mondo esistono sempre gli idioti, però parliamo di gente che abbia un senso. Quelli sanno che A, stanno spendendo soldi, probabilmente stanno facendo qualcosa che gli fa rischiare la salute, probabilmente in base ai posti stanno facendo qualche cosa che probabilmente gli fa rischiare anche da un punto di vista legale. Sanno che comunque devono avere una prestazione, sanno che a fronte di questo rischio hanno anche un bel costo, perché una roba di questa qua costa. C'è gente che si lamenta che un coach costa 120 euro al mese, pensa quanti spendono questi qua ogni mese per fare quello che fanno. E poi vanno in sala e dicono, vabbè, mi alleno come mi allenavo quando non facevo un cazzo, perché tanto c'ho le bombe, cresco uguale. Cioè è una... Cioè, io non capisco quale coglione possa arrivare a pensare una cosa di questa. Che Si chiamano. ti verrebbe da fare una cosa, che dici, guarda, mi dispiace che non lo posso fare perché se non lo farei. Te le pago io le bombe. Provaci. Non fare un cazzo. Vai sul divano, non fai un cazzo. Ti bombi, Provaci. vedrai cosa succede. Raccontamela. No, ma sai perché è uscito lo studio che è il sedentario che si fa di testo, Io se quello si guarda la studio, partita. io voglio beccare chi ha fatto quello studio e mettergli le mani addosso, ti giuro. Una rottura. Cioè, è proprio no sense. No, Ludo, non lo so. Sai cos'è? E torniamo a quel discorso di prima delle persone che vogliono essere incellate. Tipo quelli là, per tornare all'alimentazione, sono in ipo, sono in normo, sono in iper. Ok, ma rispetto a... C'è una tabella che ti dice che se sei alto 1,80 m e pesi 90 kg a 2000 calorie sei sottoalimentato. Ok, ma come ti stai allenando? Che stai facendo? Perché a 2000 calorie puoi tranquillamente ingrassare. Guarda, bravo, questo Allora... è un punto importante perché pure te tracci non tracci macros, ma gli alimenti lordi, no? Mi parlavi. No, allora, no, allora, a me, diciamo, su quello preferisco stare comodo. Preferisco avere, che ne so, il totale dei macronutrienti e poi, vabbè, le calorie, quelle là che mi escono, in realtà me ne frego, in realtà cerco di capire che tipo di nutrienti riesco ad assorbire, non guardo molto alle calorie, poi lo so se sto a 2100 o a 3000, per carità. Però essenzialmente mi rendo conto di una cosa, che se mangio troppo di questo mi sporco e allora che ne so, abbasso il carboidrato perché mi trovo meglio col grasso, via dicendo. Poi vabbè, ti ripeto, c'è stato l'ultimo periodo, mi sono fatto seguire, quindi essenzialmente facevo il robottino, quello che mi dicevano di fare era quello. Il problema però è quello che tu con 2000 calorie puoi fare cut, puoi fare bulk. O puoi fare mantenimento. Sempre la stessa persona con lo stesso peso, in base a come fai. Ora, dipende tutto da come ti muovi, da come ti alleni. Io con 2000 calorie, gli ultimi 2 anni mi sono allenato di merda, c'ho una codenna che faccio schifo al cazzo. Quando mi allenavo, come dicevo io, a 3000 calorie avevo le vene sulla pancia. Allora, è questa fissazione di doversi incellare. Allora, si sono incellati anche con la questione del doping. Sto a casa, mi buco, divento grosso. Ma questo perché succede? Succede banalmente perché questi in sala non ci stanno. Perché se in sala ci stavano e vedevano la gente che lo facevano, cioè, l'avrebbero capito da solo che era una cagata. Non è che serve tantissimo, eh. Totalmente d'accordo. È come quando dicono quello è bombato. Ma tu uno bombato lo hai mai visto prima di dire ad uno che è bombato? Perché fidati che se vedi uno che è bombato lo capisci se è bombato. Guarda Alex, io vedo che è Cioè. come se il livello del natural fosse stato volutamente abbassato
da parte dei divulgatori. Cioè, l'idea adesso è che se sei natural sei destinato a far cagare. Se non fai cagare, allora automaticamente non sei natural. Oppure fai parte di quella cerchia ristretta che ha quel 1, 2 o 3 preparatori, perché sembra che abbiano la bacchetta magica, che automaticamente hanno quel quid per cui, guarda, appena mi faccio seguire da tizio vengo trasformato e divento... Quindi fammi capire, parlando di italiani, c'è 80.000 persone che allenano, tra i più famosi ai meno famosi. Sono tutti coglioni e ce ne sono solamente 4-5 che hanno quella cosina che appena ti tocco il fluido magico, tipo bidi-bidi-bidi-bidi-bidi, sali sul palco che vinci tu. Come funziona sta roba? No comment. E poi, di contro, per giustificare questa cosa, ti prendono magari anche dei divulgatori famosi, anche stranieri, che in realtà, con tutto il rispetto per la parte di divulgazione scientifica e per quanto nel camice fanno ricerca, tanto di cappello, per fortuna che le fanno, perché sono cose utili, per carità, ma non sono atleti, fanno cagare sul palco. Allora, se tu mi prendi come riferimento uno che sul palco fa cagare, è normale che Ah, chiunque atleti che sia... fanno cagare. Cioè, allora, ti faccio un Sì! esempio. Il 3D Muscle Journey. Cioè, no, io No, ne parlo tranquillamente. Allora, Enzo è pazzo. Io volevo No, evitare, però... sale sul Sì! palco che è anoressico. Cioè, non c'è un cazzo di filo di muscolo. E c'ha una Ma struttura perché io... bellissima. E c'ha una struttura bellissima. Ma perché Mike? Lo adoro, ma sul palco fa schifo. Io neanche a mare andrei in quella maniera. Lo sto prendendo. Cioè, sincero, non è per fare lo stronzo, ma io avrei problemi anche ad andarci a mare in quella maniera. Aspetta, ti condivido lo schermo, perché sennò non sei partecipe di tutto questo. È esattamente questo il punto. E io con lui ci ho collaborato, gli ho fatto ha scritto degli articoli per noi e tutto, cioè questo. Ma ti ripeto, io lo adoro da un punto Cioè. di vista di divulgazione di tutto quanto quello che vuoi, ma non ti puoi presentare in gara in quella maniera. Capisci? E lo vedono come il top del top, no? Ma come fai? Come fai? E ti dico, c'era un'interessante cosa scritta da un atleta del 3D Muscle Journey che parlava della variazione dello stimolo. Non mi ricordo chi fosse, sinceramente. Parlava della variazione, perché alcuni sono belli, no? Poi parla della variazione dello Sì, stimolo e scrive, ho variato di stimolo nel corso degli anni, il periodo in cui ho cresciuto di più è quando ho fatto l'alta intensità di Metzner. Poi più o meno il peso è rimasto quello. Allora capisci, cioè se tu mi prendi un atleta che comunque sarebbe destinato a crescere, che comunque è fatto, è logico che lo fai allenare col power building, con i cazzi che ti pare, con tutte queste cose magiche, e quello bene o male mantiene o continua a migliorare perché lavora su altri stimoli che prima ha ignorato. Però non ma è magari quello il migliori la responsabile. qualità. Bravo, non è responsabile. Non è responsabile. Io personalmente, tutti gli atleti che fanno power building o gli influencer che fanno power building, fanno cagare al cazzo. Fanno schifo, non Ah. c'hanno un filo di muscolo, se non Poi persone che hanno fatto altro che sono geneticamente portate. parliamoci chiaramente da qui, tanto per fare gli stronzi. Ci sono quelli che fanno cioè che fanno powerlifting e basta, e pretendono di portare la gente sui palchi di bodybuilding e si fanno pagare tipo anche un fuoco. Ma il problema non è loro, sono gli idioti che ci vanno. Sì. Però va bene. Poi diventa un discorso un pochettino Sì, troppo no, generico. Ti ripeto, si è persa la... E questo è un discorso che faccio spesso anche con i ragazzi che seguo. Si è persa la concezione. Anche riguardo agli esercizi. Cioè, la gente pensa, faccio il rematore e mi cresce la schiena. No, cazzo. È il dorsale che è stato strutturato da madre natura, da Gesù Cristo, da là. Vedi tu quello in cui credi, non importa, per fare un certo tipo di movimento. Il dorsale fa quel movimento indipendentemente dal fatto che tu pensi di fare un rematore e hai una busta di plastica o un bilanciere. Quando tu hai capito come è fatto il muscolo, lo impari a muovere, poi gli metti un sovraccarico, quella roba lì che tu simuli la chiami esercizio, l'esercizio lo chiamiamo spinta, rematore, panca, croce, quello che schifo vuoi, alleni il muscolo. Ma non è che ti viene il petto grosso perché spingi il manubrio. Ti viene il petto grosso perché mentre tu stai utilizzando il pettorale nella sua funzione base, lui si accorcia e tu l'hai sovraccaricato. Cioè, è tutto da ribaltare.
ma io faccio tot esercizi. Ma se li fai di merda, non hai fatto nessuno. Allora è meglio che ne fai uno, fatto come Dio comanda, poi impari a farne due come Dio comanda, poi farne a fare tre come Dio comanda, poi pensi a fare due sezioni, tre sezioni, quattro sezioni, cinque sezioni, sei sezioni, la split. È una cosa che ripeto sempre, la gente mi odia. Già quando partono e mi dicono, faccio push-pull leg, faccio spinta trazione. Ok, già mi fai capire che sei partito male. I muscoli funzionano solo in una maniera. Punto. Quindi spinta trazione, che vuol dire? Comunque li accorci. Allora, alleno il muscolo. Allora, vedo una struttura. Un tizio si mette in mutande, si mette davanti a te e tu gli dici: il petto fa schifo, la schiena è buona, il quadricipite davanti, il femorale indietro. Io devo allenare i muscoli che sono indietro per portarli a bilanciamento con quelli che sono avanti e creargli una linea. Come faccio a ragionare con push-pull? Perché se faccio push devo scegliere per forza gli esercizi di push, se faccio pull devo scegliere gli esercizi di pull, ma magari per il muscolo che devo allenare devo fare altro. Allora, che me ne fotte se push o pull? Devo allenare quel cazzo che devo allenare, punto. È come se tu mi dici: ho investito la macchina davanti, ho distrutto il radiatore, ho scassato tutto quanto il cofano, va bene, sai che faccio? Me le cambi le gomme. Sì, allora, questo sì, però devo dire che dal mio punto di vista all'inizio avere delle split più sistemiche per il neofita all'intermedio. All'inizio sì, certo, all'inizio ti serve tutto. Esatto. Però la tendenza è anche quella, Alex, perché la tendenza è i ragazzi che iniziano e subito no, perché io ho le braccia carenti. Cazzo, sei tutto carente, aspetta. Ma infatti questo ti sto dicendo, quello è il problema della divulgazione. Cioè si fa fatica a capire di cosa si parla. Quando tu per esempio parli di no buffer, tu stai parlando di uno che già si sa muovere. Sei uno che sa esprimere tanta energia e roba varia. Quando si parla di buffer, dice: vabbè, ma io il buffer lo utilizzo anch'io il buffer, però lo intendo come, che ne so, il cedimento tecnico, per dirti, non quello positivo. Già la gente fa fatica a capire i vari tipi di cedimento. Poi giustamente si dice: ma se non sei, se non hai l'idea di dove sia il muro, come fai a starci lontano? Ok. Allora andrebbe tutto. Ecco perché ti dico che l'ultimo vero libro di bodybuilding è stato quello di Day. Perché per quanto in realtà è un'incompiuta, perché non è mai stato finito, perché poi lui, poverino, nel frattempo è morto. Però c'erano novizio, intermedio, avanzato. Ci sono quelle tabelle bellissime in cui praticamente tu dici: parto da qua, faccio qua, posso arrivare qua. Se parto da qua, invece devo fare questo, devo partire da quello. Se invece parto da qua, ci sono i vari percorsi. Poi è un libro che se non ti alleni non lo capisci, sembra solamente una cozzaglia di schede. Se invece ti alleni, c'è scritto tutto. Però è criptico, effettivamente, nel senso lo capisci quando sei avanzato. Io l'avevo letto tantissimi anni fa, ho detto: vabbè, che cazzo è? L'ho riletto anni dopo, ho detto: vabbè, era un coglione. Ora, il punto dov'è? Io agli inizi ho tantissimi ragazzi, io quasi tutti quelli con cui inizio, full body. Full body, 2 o 3 volte al giorno, li abitui, perché soprattutto non hanno, per esempio, l'abitudine a stare in sala 2 ore. 2 ore e mezza, la vedono come se fosse che no, perché bisogna allenarsi 40, 40 minuti quando sai fare le heavy duty. Quando non sai attivare un cazzo di bicipite con un curl, che fai in 40 minuti? Allora, non hai idea di cosa sia il resistance profile, non hai idea di cosa sia un effort, non sai tenere una negativa, non sai attivare il muscolo nella positiva, non hai idea di quale sia il tuo grado di cedimento. Se ti faccio fare 3x8, 4 esercizi, mezz'oretta e vai a casa, è come se sei, che ne so, la massaia che è andata a fare la spesa. Hai avuto lo stesso tipo di sforzo. Allora, multifrequente, tanto ti serve tutto. Ah, ma mi fai lavorare pochi bicipiti. Ho capito, ma tanto devi lavorare tutto. E Esatto. sei una casa, in una casa che devi costruire, devi fare tutto. Parti dai pilastri, però poi essenzialmente devi fare tutto. Poi è ovvio che a mano vai e cerchi il pelo nell'uovo, la linea qui sopra, l'inserzione qua sotto, la spacchetta qui al centro, la versione strana. Ok, ma intanto prima vuoi arrivare a sembrare qualcuno che si allena? Certo. Ora, anche qui è un tipo di informazione che manca. Ci
Ci sono tanti libri anche carini di bodybuilding, soprattutto per chi inizia, per carità, però non è mai spiegato a che punto devi usare cosa. E quindi finisce che il ragazzino di 17 anni utilizza la progressione di carico di uno che fa gare da 20 anni e ovviamente non conclude un cazzo. Certo. Perché è inevitabile. Cioè, ma è quello. Però, dov'è il problema? Manca una cosa stupida, è un pochettino come con la sanità. Si sono accorti, siamo arrivati nel 2020 con una pandemia, per ricordarci che forse quando c'era il medico di base era meglio. Quindi siamo ritornati negli anni 80. Adesso si stanno scordando che tra persone, cioè, che poi senti sta gente, ma come ti fai ad allenare se non hai il personal trainer? Ah, e allora fammi capire una cosa, visto che i personal trainer almeno in Italia saranno usciti da 15 anni, da 10 anni, lì dove ci sono, in Sì, ma alcuni posti ancora non ci sono neanche ancora. Tutti quanti quelli di prima eravamo una manica di coglioni, fammi capire. Ah, cioè, tutti ritardati, come cazzo abbiamo fatto? Cioè, gente che si allenava senza il personal trainer negli anni 80, oddio, follia. che follia, ma che pazzia, ma stiamo scherzando. Allora, manca una cosa stupidissima, l'istruttore di sala, quello serio. Perché ti arrivano le persone e ti chiedono il coaching e non hanno bisogno di te che gli fai il coaching online o di presenza, hanno bisogno di un cazzo di istruttore di sala che gli spiega come si tengono due manubri in mano. Vero. Punto. Stop. Siamo arrivati nel 2020 per tornare indietro, non so se ci hai fatto caso. C'era la palestra nello scantinato. Poi è diventata la palestra fighettina, che poi è diventato il grosso centro, che poi è diventata la catena. Adesso stiamo finendo nei centri personal piccolini, perché la gente ha capito che ha bisogno di un tizio che gli insegna come si fanno le cose base. Quando Vero. una volta, quando ho iniziato io, era lo stronzo che lavorava in sala e Assolutamente. ti insegnava le basi. Poi arrivavi al coach. Totalmente Quando ho d'accordo. iniziato. Quando ho iniziato io, quello che aveva il coach era alto 1,80 m e pesava 120 kg svenato. Quello lo cercava il coach, non quello di 70 kg per 1,90 m. Certo. Cazzo ti serve il coach? È come se per andare a guidare me ne vado che ne so, da Barrichello, che mi fa il corso di guida sportiva, ma se non so neanche mettere in moto. È lì la fregatura di tutto. Certo. E chi fa divulgazione, non fatta in un certo senso, ma fatta da un punto di vista marchettaro, ok? Su questa cosa gioca molto. E quindi trovi il coglione che si lamenta perché il peso gli sbatte mentre fa panca. Cioè, vuoi mettere che figata sentire tu che fai panca o Cazzo, è la scuote cosa quel più coso, bella. è quel coso che sbatte, cioè che cazzo Tintinnio le tesi. Cazzo. è tipo orgasmo e tu ti lamenti, coglione. No, guarda, assurdo, assurdo. Capisci? Ma è derivata da sta roba. Ormai ci sono più preparatori che gente che fa No, poi mi gare. sembra che il problema fosse che lui aveva comprato un bilanciere Leico. Che dice, mi sta Allora, se tu rovinando mi. il bilanciere. Io vorrei vedere questo ragazzo che si è comprato un bilanciere Leico. Cioè, voglio Allora, te la posso dire. vederlo. Voglio vedere quanto fa, i massimali, Ma com'è te la fisicamente. posso dire una cosa? Se tu mi chiedi di che marca è il tuo bilanciere, io non lo Il mio so. non ha marca e mi ci alleno Io. benissimo. L'ho comprato, punto e basta. Fino a quando non si piega mi va benissimo. Che cazzo me ne fote? Ma io mi sono allenato. Adesso oggi pure ci vado. Qua piove. Mi allenerò sotto la pioggia. Ma sti Ah cazzi. no, no. Ma io compro il box della Lochertosus perché più. Per carità, bella marca, figo, eh. Però magari ti sei messo il dubbio che per comprarti la roba della Lochertosus spendi, che ne so, 8.000 euro e con 8.000 euro praticamente ti sei fatto una palestra. Se ti metti bene, compri le cose come si deve, compri roba seria, vera, reale, ti sei fatto tipo 100 metri quadri, 200 metri quadri di sala pesi con 8.000 euro. Perché se ti metti con 8.000 euro, 10.000 euro, perché una volta li ho fatti i calcoli con un ragazzo che vende ricondizionato, ci pigli una roba tipo fra i 12 e i 14 pezzi ricondizionati, Sì, panatta. Cioè, pensate. e tu per avere la roba figa. Allora, se ti vuoi aprire lo studio perché poi ci vuoi lavorare, dice guarda, faccio Esatto. l'investimento perché tanto poi ho un ritorno. Ma se ti vuoi allenare per i cazzi tuoi, che te ne frega? No, No, compri certo, tutti. cioè devi sempre stare a comparare, nel senso che se sei un atleta di alto livello di PL, allora il bilanciere diverso ti cambia qualcosa.
Io personalmente, io non so nessuno, però io stesso sento qualche differenza ai bilancieri? Sì. Mi cambia qualcosa in termini di efficacia allenamento? No. Questo allora, no. Ma se io sono un atleta che fa solo PL, ok, alla fine ho bisogno solo di quello, cioè ho bisogno di una buona panca, certo, un buon rack, un buon bilanciere e dei buoni pesi. Va bene, ok, il mio target è finito lì, va benissimo. Ma se io faccio bodybuilding ho bisogno di altro. Quindi cosa me ne frega del tipo di bilanciere? Non ho quel tipo, certo, non ha più quel tipo di importanza. Anzi, per dirti, ho un ragazzino, questo qua che ti dicevo che si è fatto i manubri praticamente col cemento, con la, non so come cazzo se l'è fatti, sembrano quei disconi tipo alla Fred Flintstone praticamente, sì, sono enormi. Col cemento li fanno, sì, sì. E mi ha detto, sai che ci lavoro meglio con i manubri fatti così che con quelli della palestra? Sì, 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 sì. Allora, ci si scorda sempre di cos'è il bodybuilding. Vero. Cioè, ci si scorda sempre che il bodybuilding non è esterno, è interno. Sì, sì, sì. È la ricerca, sì, è la ricerca dell'intimità, dell'andare a ricercare il muscolo che si muove, la fibra, la propriocezione, la cinestesia, il capire che il muscolo, il corpo, prende degli atteggiamenti posturali in base al muscolo che utilizzi. Sì, 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 sì. E non sei tu che ti sposti in base all'esercizio che fai, è il corpo che si sposta in base a quello che gli vuoi fare. E invece noi abbiamo proiettato tutto fuori. Tutto. Il tipo di disco, il tipo di panca, il tipo di bilanciere, il tipo di sala, il tipo di coach, il libro. Vero. E questa cosa si è persa ed è un peccato e non è nostalgia del mondo bro. È semplicemente che funzionava e funziona e funzionerà. Io ho Angelo, l'altra volta quando sono andato a Imola, così ci siamo viste, mi fa, ma me la spieghi una cosa, ma sto cazzo di Eneat che tutti parlano non è di Eneat, che io ho detto guarda lo fai pure tu ma non sai che lo fai, quindi continua a fare e non ti preoccupare. Va benissimo così, va bene così. Vero. Cioè, allora, cioè, cavolo, c'è un po' troppo... Allora, secondo me adesso la nuova bro science è l'evidence based. Sì, 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 no, ho capito che cosa stai dicendo. Che detta così forse è forte, però nel tentativo di restare all'interno dei canoni scientifici ti stai allenando di merda, come si allenavano di merda quelli che non avevano i canoni scientifici. Sì, 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 concordo, ho capito. So che è un po' macchinoso da intuire, però... Senti Alex, abbiamo fatto più di un'ora e io ti direi di rimandare a un'altra prossima intervista, perché tanto ci hanno fatto un sacco di domande. Quando vuoi, roba di cui discutere, ne abbiamo una tonnellata. Assolutamente. Quindi... Allora, ti ringrazio per questo tempo e io l'intervista credo la pubblicherò domani, dopodomani, cosa del genere. Vedi. Sono sicuro che come sempre, però per le prossime domande ragazzi più polemici perché noi ci divertiamo così. Ah, e soprattutto una cosa, fatele solo a lui, è inutile che le mandate a me perché io poi le devo rigirare a lui, è un macello, esatto. Tanto vale che le raccogli lui così poi abbiamo tutto assieme. E ce l'ho tutte. Bene, ti ringrazio allora Alex. Vai, grazie a te. Ciao. Ciao, buona giornata, ciao.